velocissima, light, vegetariana, che può essere anche vegana e ipocalorica, l'ho detto perché light, vabbè, sto dicendo come sempre stupidaggini. Dunque, qui non c'entra niente con il video, però vado parecchio orgogliosa del mio pollice verde inesistente e volevo mostrare al mondo le mie piantine, che ovviamente moriranno entro 2 giorni. Dunque, cosa faccio adesso? A parte dire stupidate, intendo, faccio le pizzette di melanzana, che sono un'idea carina per chi sta facendo la dieta e magari non può abusare, tra virgolette, di carboidrati, ce la posso fare. E dopo la Pasqua, tra l'altro, mi sembra anche una buona idea disintossicarsi nel caso in cui si stesse facendo una detox abbastanza potente. Ed è importante eliminare in questo caso la mozzarella e casomai andare soltanto con un po' di parmigiano grattugiato. Allora, vabbè, io sono in ritardo con le immagini, però gli ingredienti sono semplicissimi, ovvero è la melanzana, il pomodoro, una salsa, l'olio, sale, basilico e mozzarella. Per quanto riguarda il pomodoro, si può scegliere se adoperare il datterino o il ciliegino. Io uso tra l'altro una salsa di ciliegino buonissima che compro dal santo fruttivendolo di fiducia ed è davvero buonissima, tanto che non occorre neanche cuocerla, basta soltanto scaldarla. Io qui faccio una scena splatter con i pomodorini e non l'ho tagliata apposta perché mi piaceva tantissimo questa cosa di avere sporcato tutto il piano. E poi vabbè, mi agito un pochino, sto ballicchiando, purtroppo non mi rendevo conto di essere ripresa, pensavo che l'inquadratura fosse leggermente diversa, quindi chiedo scusa. Tra l'altro il senso del ritmo di un bradipo, suppongo. E basta, vabbè. E qui ho fatto delle riprese che non so perché non ho tagliato, perché sono esaurita, suppongo. Vabbè, comunque si taglia anche il pomodoro, il datterino, il ciliegino, quello che si è scelto. Si prende una teglia, si sistema la carta da forno e si sistemano ovviamente le foglie, certo, sì, sono pazza. Si sistemano le fette delle melanzane, si va di olio, giù pesante se non avete problemi, altrimenti contenetevi un attimino, il sale, la salsa, i pezzettini di pomodoro fresco, la mozzarella e a chiusura il parmigiano grattugiato con la foglia di basilico fresca. La foglia di basilico ovviamente seccherà e diventerà una cosa oscena e tremenda dopo la cottura, e quindi magari sarebbe opportuno toglierla e poi rimetterne una fresca, però nel caso in cui va in cottura è una furbata mica da ridere, perché comunque insaporirà naturalmente questa pizzettina deliziosa che è semplicissima da preparare oltre che veloce. Qui faccio delle inquadrature vergognose che volevano essere delle macro ma non sono così e niente, e ovviamente vabbè, manco a dirlo, la mozzarella si scioglie, quindi vabbè, potrei dire un sacco di ovvietà, ma non le dico, ve le risparmio qui le nostre pizzettine in cottura. Chiaramente non ci sono degli ingredienti precisi da mettere, ci si può mettere su anche sopra, che ne so, una fetta di prosciutto cotto e fare addirittura una parmigiana tra virgolette scomposta light, ed è proprio l'idea alternativa che in effetti io sto mostrando qui, cercando di ridurre, vabbè, come non mi è saltato un dito ancora non lo so, cercando di ridurre un attimino l'altezza delle melanzane precedenti che sono avanzate da queste pizzettine, e dimostro appunto come fare una cosa anche molto più veloce, buttando con la tecnica proprio butta tutto dentro e via. E sempre mettendo a 180-200 per 35, 40, 45 minuti, insomma dipende dall'altezza. Sul blog trovi le foto e tutto, basta. Questa è un'idea veramente veloce, spero che ti piaccia. Io ti ringrazio sempre per le iscrizioni, sempre per le cose carine che mi dite, che sono assolutamente immeritate, e un bacio, alla prossima, ciao!